E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi altro video unboxing di un prodotto che spero sarà utile per ridurre un po' il volume di carico dei bagagli durante i viaggi in moto. Una cosa secondo me interessante. Adesso andrò a spiegarvi di cosa si tratta. Vedete che comunque qua ho a portata di mano un paio di maglioni e vi farò vedere appunto di cosa si tratta questo pacchettino. Andiamo a spacchettare. Ok, e questi sono dei sacchetti in pratica sottovuoto, però in pratica con questi non ci occorrerà l'utilizzo di un aspirapolvere per aspirare l'aria. Almeno così dicono. Andremo a testarli insieme. Ho portato qua appunto due maglioni per andare a testare questa cosa qua. Andiamo a aprire il pacchettino, che è Made in China. Abbiamo il libretto di istruzioni in cinese, il libretto, un foglio di istruzioni in cinese e tutti i nostri sacchettini. Ci sono in pratica 1, 2, 3, 4, 5 di una misura, 2 di un'altra misura, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Quindi sono 5 grandi, 2 diciamo medi e 5 un po' più piccoli. Quindi andremo un po' a testare come si utilizzano questi sacchetti qua. Ne prendiamo magari uno grande, visto che abbiamo due maglioni, tanto gli altri li mettiamo da parte. Ok, prendiamo quello grande e innanzitutto cerchiamo di capire come funziona. Qualche cosa che non va. Questa è la partenza, la seconda volta. Quindi andiamo a chiudere la chiusura ermetica lasciando uno spiraglio e poi andiamo a rotolare. Quando abbiamo finito di arrotolare, aiutandosi con, poi ogni tanto c'è qualche problema, visto che non l'ho messo in fondo, ok, rifacciamo l'operazione, andiamo a chiudere bene, ok, lasciando uno spiraglio, andiamo a rotolare, stando attenti che il nostro maglione non esca. Ok, una volta che siamo quasi al termine, abbiamo rotolato, andiamo a chiudere l'ultimo pezzo e vedete che c'è il sottovuoto fatto. Comunque, ripeto, questi due maglioni sono molto grossi. Ok, spero che si noti la differenza nel video. Comunque la differenza c'è e si vede, sono molto più sottovuoto appunto. E niente ragazzi, io vi metto il link di questo prodotto che ci agevolerà appunto lo stivaggio dei bagagli, visto che ci potrà permettere magari di portare più roba. Ok, niente ragazzi, quindi io spero che abbiate apprezzato anche questo video, diciamo unboxing, recensione di questi sacchettini qua. Sto appunto cercando di trovare dei prodotti per risparmiare spazio e che siano anche abbastanza, diciamo, facili da utilizzare. Questo qua non è molto difficile, basta arrotolare e chiudere lo spiraglio che abbiamo lasciato aperto alla fine. Non c'è bisogno dell'aspirapolvere per fare il sottovuoto, quindi io credo che come sacchetti da viaggio siano davvero ideali,
per appunto risparmiare un po' di spazio nei nostri bagagli, soprattutto per chi viaggia come noi in moto, è molto importante avere più spazio possibile e occuparne il meno possibile, appunto, avere più spazio a disposizione è sempre molto molto utile per chi viaggia in moto, visto che comunque non ci sta tanta roba sulla nostra amica due ruote. E niente ragazzi, io vi ringrazio di aver seguito questo video. Vi ricordo ancora, se non l'avete già fatto, di mettere un mi piace, iscrivervi al canale e iscrivervi anche al canale Telegram delle offerte per motociclisti, visto che ogni tanto pubblico anche questi tipi di accessori da viaggio che davvero sono molto utili per noi. Grazie ancora e ciao ciao! Thank you.